da Bari a Sestrier con 24 cavalli per 580 km di fuoristrada alla H-Series Sanremo Sestrier. Ma questa volta c'è il trucco. Sì, dai, facciamo un passo indietro. Team Royal, siamo pronti? Andiamo. La prima tappa, anche qui a Milano, è sempre una e una sola: andare a fare il pieno all'Himalayan. Io e il buon Sasà siamo ovviamente diretti a Sanremo, dove ci attende l'inizio della Hot Series Sanremo Sestrier. E beh, che paesaggi meravigliosi già qui. Ed eccoci arrivati, si è fatta notte a Sanremo. Finalmente in hotel oggi è importante dormire, perché domani non sappiamo come andranno le cose. Ci vediamo domani mattina per la partenza della Hot Sanremo Sestrier. Himalayan è già prontissima, io un po' meno, devo recuperare un po' di sonno. E adesso entriamo nel parco chiuso per l'accredito. Grazie. Ci vediamo in giro? Dai che si va. Team Royal Enfield, fantastico, siamo contentissimi di avervi qua con noi. Buon viaggio. Per ora un po' di asfalto in queste bellissime viuzze tortuose qui a Sanremo, posti magici. Ce lo vediamo ora l'asfalto, perché tra pochissimo lo abbandoneremo praticamente fino a Sestrier. Tratto di strada un po' sconnessa e direi proprio che sta per iniziare la parte di sterrato. Stiamo riempiendo le lenti a contatto di polvere, ma dettagli. Abbiamo anche le Mitas E09 su questa Himalayan di Royal Enfield, più adeguate per le cose che faremo oggi. Siamo tornati su asfalto dopo il primo tratto in fuoristrada. Non voglio sapere ancora quanti chilometri abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatti troppo pochi. La giornata sarà lunga, lunga, lunghissima. Primo ristoro dopo il primo tratto di Hot necessario. Ma che trattore di Himalayan! Che spettacolo, ragazzi! Queste sono delle vecchie vie militari qui sulle Alpi, per ora liguri. Poi finiremo anche in Piemonte. Come vedete, la strada è abbastanza rovinata, qui diventa proprio croccante. Comunque l'Himalayan anche qui non delude, non demorde. Qui abbiamo preso il tratto difficile, ma vabbè, sti quarzi. Sarà lunga e faticosa. Opla! Che spettacolo, ragazzi, ci troviamo qui nel bel mezzo del nulla su questa via alpina, guardate l'Himalayan, nel suo habitat più naturale, in montagna, strada militare. Questo è un tratto della Alta Via del Sale, una delle strade in zona più famose per quanto riguarda il panorama adventuring. Dai, piccola Ima, dai, salitone. Oh, una bella sosta prima di questa galleria. Signor Marret, un commento su questa Hot, a lei che di Hot ne sa. Vabbè, all'inizio giustamente mette un po' alla prova. No, quindi... si sente, guarda, credo, devo pulire. Sì, ma si sente la puzza, hai detto che puzzi come un cinghiale, si sente. No, però il primo pezzo già fa una scrematura, la motina. Passa. La motina cammina. Come fa un trattorino. Fa così, fai asinello. Piccolo inconveniente, gomma bucata, ma per fortuna Sasà ha già rimediato tutto, a breve si riparte. Abbiamo percorso all'incirca un 100 km, siamo più o meno a un quinto, è ancora lunga. Io l'aria riposo l'ho trovata, eh. Ora c'è questo tratto boschivo con un qualche pietra antipatica, ma... Grandi Himalayan e Scram.
inarrestabili. Così come l'abbigliamento Clover che indosso oggi, questa tuta a 4 stagioni, l'abbiamo addirittura alleggerita. Abbiamo tolto lo strato antipioggia impermeabile perché oggi qua fa veramente veramente caldo. Bello. Ci stiamo riposando, ci stiamo cullando tra queste curve, anche perché adesso viene segnalata proprio sulla traccia una sessione hard di fuoristrada. Tanta ghiaia. Oplala. Benino, stavo giusto dicendo che questo è il tratto definito hard. Opla. Opla. Mamma mia. È la pendenza più che altro. Io sto aspettando il fenomeno che adesso arriva e dice vabbè, ma quelle io le farei con un R6 con facilità. Bello. Minchia. Minchia, certe culate però. Opla. Ok, bene. Il vantaggio di arrivare anche non tra i primi è quello che vedi dove sono passati loro. Himalayan top. Toppe. Cioè, come si fa a non amare una moto del genere? Ci fai la spesa la settimana, il giro con gli amici su strada la domenica e il sabato, quando gli altri ancora lavorano, tu ti vai a fare il fuoristrada. Magari non così. Ecco. No, perché mi sono distratto qua e sono venuto giù di qui. No, ma ero fermo. Errore di valutazione. Abbiamo messo le ruote nel punto decisamente sbagliato. Altro percorso simpatico, pietraia con pietre belle grosse, ci siamo giocati un jolly, niente male prima. Oplalala. E via così, vai Ima. Sono le 8 circa, il sole sta calando, noi siamo in moto più o meno dalle 10, con pochissime soste e tanto fuoristrada. Cose che succedono in questi casi, qualche problemino da risolvere, una gomma bucata, adesso una frizione bruciata, ma le Royal vanno sempre, zero problemi, zero stress, anche dopo questo tratto qui a Prato Nevoso che era piuttosto incazzatello. L'altro ci sta portando a Bove, siamo a circa 20 km e il problema che abbiamo avuto sulla moto, sull'altra moto specifichiamo, non sulle Royal ovviamente, ci ha anche imposto una piccola deviazione perché stiamo trainando la moto. Eccoci, Boves, punto ristoro, uno di quelli più importanti perché coincide più o meno con la metà della hat. Si respira una buona aria, un buon odore di cibo. Ce l'abbiamo fatta, Team Royal, qui schierate Himalayan, scram e scram, adesso andiamo a ripocillarci. E si riparte già, sosta iper veloce, e noi come molti non abbiamo voglia di riposino, anche perché cioè se ti fermi ora poi quando riparti boh non si sa, e la hat è ancora lunga, Dai, not bad questo defaticante di mezzanotte 11. Qui ci sono bivaccatori. Abbiamo ceduto ufficialmente. Io ho ceduto, io voi. Sì, però sei troppo stiloso, tu steso così. Oh, ma non ci eravamo fermati per dormire. Percepisco un buzz contrariato lì, A quanto pare l'orologio ci dice che sono le 6:30, abbiamo già intravisto un pochino l'alba lì alle spalle e stiamo per ripartire dopo una colazione proprio, che oggi è la cosa più bella forse che è capitata, perché è fantastica. Anche perché l'abbiamo trovata vicino, siamo partiti dal nostro luogo del bivacco, abbiamo trovato subito la colazione. Detto questo, Team Royal Enfield riparte alla volta di Sestrier, ci sono ancora circa 250 km da fare. Sì, sì. Due.
prospettiva interessante questa, eh? Questa è ancora meglio. E là, mannaggia. No, aspetta, dai. Mi sto un po' arenando io. Forse da dietro è meglio, forse da dietro. Perché parte... Almeno fino ad ora comunque la seconda giornata di Hatt, che poi qua non ci sono prima o seconda giornata, qua c'è la Hatt, c'è il percorso da fare. Comunque questa seconda parte per noi si sta rivelando molto più stradale rispetto a ieri. Tornanti su tornanti, guardate però il panorama, ragazzi, spettacolare. E ora si spezza un po' le Alpi lì davanti, la Hatt ci ha portato proprio qui con tanto di panchina gigante. E ora che fai? Non ci sta di su. Bene, pronto, bene. Bello stradone bianco, iper panoramico, guardate qua. Tutto bello qui, anche questo tratto su asfalto, paesaggio meraviglioso. Tanti amici motociclisti, tanti utenti della strada in generale. Ecco, poi quando si dice che i 24 cavalli dell'Himalayan sono pochi, averne zero e trovarsi qua non è che sia bellissimo. Ragazzi, mica male, guardate qua. Ora ci facciamo tutta questa bella discesona sterrata. Colle delle finestre. Signor Buzz, com'è questo colle delle finestre? Molto bello, non so cos'altro dire. Sei un po' assonnato o sbaglio? Mi sono fermato a dormire 5 minuti fa. Quanto hai fatto di sonno? 5 minuti. Beh, ora è cambiato tutto. È tutta un'altra cosa. Splendido. Cioè, non so se rende l'idea, guys. Siamo sul costone della montagna. Strada sterrata, è uno stelvio sterrato. Peccato che dalla GoPro vi trasferirò un decimo di ciò che è il panorama qui. Ecco perché è importante venirsene a fare queste giornatone da più di 24 ore come questa della Hatt Series Sanremo Sestrier, perché solo così riuscite ad apprezzare intanto la necessità di avere un minimo bagaglio di tecnica e di endurance, diciamo così, di resistenza. E poi però venite ripagati con questi spettacoli naturali che solo l'adventuring riesce a regalarvi. Troppo bello per essere vero. Spettacolo. Altro tratto molto simpatico qui nel boschetto. Ormai non c'è neanche più la forza di stare in piedi. E nonostante tutto, mancano ancora 80 km. Che tradotti, per farvi intendere, nel tipo di strada che stiamo facendo, sono 2 ore e avanza pure un po'. Galleria. Che bello, ragazzi, è gigantesco. Non renderà mai dalla GoPro la dimensione di questo forte. È veramente, veramente grosso. Porca puttana. Guarda. Super, super jolly qua. Questa sabbietta simpatica ora all'arrivo. Semplicissimo. Porca p***ana, non capisco più niente. Madonna, qua c***o è la giostra. Merda. L'ho buttata giù. Raga, so giù. Thank you. Thank you. Uno dei punti più balordi dell'intera Hatt ha colpito questa strada simpatica qui. Sono andato giù, non lo so perché. E adesso si aspetta il salvatore. Mamma mia che eco. Si aspetta il salvatore Sasà con gli attrezzi per cercare di raddrizzare la leva. Speriamo. Perché siamo in un punto proprio
in mezzo al nulla. D'altronde lui di nome fa Salvatore oggi. Direi che oggi non, ha dimostrato. Non, oggi non avevo ancora smontato nessuna moto. No, no, ho fatto giusto una camera d'aria, un mono. No, la forcella. La forcella e ora anche il cambio, dai, top. Cose che succedono, dai. Questi tratti che dovevano essere quelli più scorrevoli in realtà sono stati quelli un pochino più balordi di tutta la hut. Senza considerare che inoltre scontiamo una notte accampati col materassino e sacco a pelo. Ah, però la view è interessante, eh? Molto. Non ho mai visto tanto di buon occhio l'autostrada come oggi. Ultimi chilometri di questa Hot Series Sanremo. Siamo partiti di lì, Sester, e adesso siamo ad Ulx, quindi manca davvero pochissimo. Quanto è stata tosta la seconda parte, senza aver dormito praticamente e con i tratti veramente impegnativi. È stata tosta, ma ci siamo, Sester. Eccoci alla grande anche stavolta. Bene ragazzi, vedete benissimo il mio livello di rovinamento estetico, perché l'hut, come vi dicevo prima, si è fatta sentire. Qui siamo col parco chiuso alle spalle e niente, prima esperienza qui, Sanremo Sester, tosta. Adesso meritato riposo, un po' di cibo e poi si torna a Bari. Ebbene sì ragazzi, la hut si è conclusa, adesso non mi resta che tornare a casa e ringrazio quindi infinitamente Royal Enfield Italia per avermi invitato a partecipare sempre con la moto più figa di tutte. È stata un'esperienza che mi ha insegnato molto su diversi fronti. Ringrazio anche gli sponsor che mi hanno accompagnato in questo viaggio, in questa esperienza, cioè Clover per l'abbigliamento, veramente fantastico, mi hanno vestito praticamente in modo integrale e devo dirvi che anche nelle cadute che ho fatto mi hanno protetto alla grande, le protezioni integrate nell'abbigliamento. E poi Interphone, l'interfono con cui ci siamo connessi tutti quanti, Team Royal e non solo, per restare in contatto anche quando c'è stata la caduta. Ho potuto avvisare subito Sasà che mi è venuto a prendere, abbiamo aggiustato la leva del cambio. Quindi grazie anche a voi per aver seguito questa esperienza e noi ci rivediamo come sempre in un prossimo video. Ciao! Anzi, ho ancora una cosa da fare prima di tornare a casa, ma questa sul canale non ve la racconto.